noi l'anno scorso ovviamente abbiamo fatto un anno di pausa. Quest'anno, grazie a tutte le nuove regole chiare, abbiamo potuto organizzare per tempo l'edizione. Abbiamo una Proloco che si è spesa molto per applicare tutto quello che è necessario per avere una festa in sicurezza. Sappiamo e sanno che avremo gli occhi puntati, sono sicuro che faremo di questa occasione un'occasione per dare un segnale che si possono fare feste in sicurezza e permettere di avere questi momenti qua di ritorno a un momento di collettività, di normalità. Tortelli con la verzamoretta, un po' di burro, un po' di grana e gorgonzola. E gorgonzola, abbinamento che mi convince moltissimo. Inizia questa sera l'ottava festa della verzamoretta, poi fino a domenica e ancora il weekend successivo 26-28 e poi il primo di dicembre, quindi ben 3 settimane. Esatto, abbiamo pensato giustamente di recuperare dall'anno scorso e quest'anno proponiamo una kermesse appunto di 3 weekend ricca di appuntamenti con serate musicali e diversi, diciamo, intrattenimenti sia per i più grandi che per i più piccoli. Sicuramente ce ne sarà per tutti i gusti e siamo qui pronti per ospitarvi all'ottava festa della verzamoretta. Primi, secondi, ma non solo, ovviamente a base di verzamoretta. Assolutamente, la verzamoretta sarà la principessa della serata, dove la proporremo con il classico nostro risotto alla verzamoretta, con i ravioli fatti appunto per questa festa. Sicuramente non mancherà come contorno, con piatti, diciamo, tipici della tradizione veneta, come il lesso con la peara, il musso con la polenta, la costata, diciamo, di scottona e anche lo scamone. Quindi insomma la varietà è alta e diamo la possibilità a tante persone di poter deliziare i palati, ecco, diciamo.